Hai detto anche tu, no? Penso che essere nelle prime 10 già è un ottimo risultato per questa squadra, perché comunque non eravamo a lungo andare, non eravamo tra le favorite per entrare in playoff, diciamo le cose come stanno. Però essere a settimi, ovviamente tra settimo e ottavo cambia, perché comunque ci permetterebbe di fare una partita, almeno la prima partita in casa, e sarebbe un ottimo risultato, ecco. Faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Sappiamo che siamo un po' in emergenza, però ecco, cerchiamo di non trovare alibi e di mantenere questo settimo posto. La squadra nei suoi limiti è riuscita a fare 48 punti fino adesso, parecchi limiti, diciamo. Quindi penso che sia tanta roba, ovviamente. Abbiamo dato il massimo, ovviamente, come hai detto te, abbiamo tanti limiti, non siamo riusciti a migliorarci durante questo campionato. Le altre squadre con i valori più importanti sono venute fuori alla lunga. Noi siamo calati pian piano, perché comunque i valori, come detto prima, i giocatori poi si fanno vedere in campo, si fa sentire la differenza di blasone, di esperienza in campo. Forse è questo che ci è mancato parecchio questo campionato, un po' di esperienza, un po' di maturità, come ho sempre detto in parecchie interviste. Non me l'aspettavo di fare così comunque. Buona, non direi, una discreta stagione normale per le mie possibilità, per comunque per il gruppo, per la squadra che eravamo, una stagione normale, perché sicuramente si può fare sempre meglio. E di leader non è che mi sento un leader, però sicuramente cerco di mettere a disposizione dei miei compagni un po' di esperienza, degli errori che ho fatto in passato, e cerco di aiutarli a non ripetere quegli errori che poi magari mi stanno trattenendo ancora magari in Serie C, quindi cerco di fargli capire la strada giusta e insomma, di dargli una mano per andare via da queste categorie, ecco. Ferreira si è guadagnato la riconferma e il prolungamento del contratto col Teramo. Ma questa è una domanda da fare al presidente, al direttore, ecco. Io la disponibilità l'ho sempre data, quindi anche se poi non abbiamo mai parlato, però ecco, non avrei problemi a parlare con il direttore, col presidente, però è stato un discorso che non abbiamo mai affrontato, quindi ci sarà poi tempo.